Ci troviamo oggi al centro Montessori di Giardini Naxos con la senatrice Ella Bucalo. Ecco, si può incentivare questo metodo nelle scuole, senatrice? E come se non si può incentivare? Guardi, mi lasci dire che sono veramente molto orgogliosa prima di essere qui a visitare questa realtà che è una realtà brillante. E poi sono orgogliosa perché grazie ad un emendamento di Fratelli d'Italia inserito nella legge che vede come, che ha come oggetto quello della valutazione del comportamento degli alunni, abbiamo con questo emendamento posto l'attenzione sull'importanza e quindi sul potenziamento di quel sistema educativo basato sul metodo Montessori. Grazie a questo emendamento abbiamo previsto l'estensione del sistema Montessori anche alle scuole secondarie di primo grado, quindi dall'anno scolastico 2025-2026 si può chiedere l'apertura di alcune classi su questo metodo e proprio per garantire la qualità della didattica abbiamo previsto alcuni paletti importanti proprio a garanzia di questa qualità, che sono un ciclo intero già esistente del metodo Montessori. La refezione, la possibilità di avere delle strutture idonee che sono fondamentali nel sistema Montessori, quindi laboratori, spazi aperti come quelli che noi in questo momento qui oggi visitiamo, e la formazione dei docenti. Viene istituito un elenco dove a richiesta i docenti per le varie classi di concorso possono essere inseriti con l'opportuna formazione sul sistema, quindi Montessori, per avere poi l'incarico a tempo determinato e indeterminato. Noi abbiamo appreso attraverso la stampa, ma anche attraverso informazioni dirette dell'emendamento e dell'iniziativa del senatore Bucalo sulla possibilità di estendere il metodo Montessori anche alle scuole secondarie. E a questo proposito abbiamo chiesto al senatore di venire a visitare questa realtà qui in Sicilia e quindi per questo intanto la ringraziamo. Noi abbiamo bisogno dell'attenzione delle istituzioni, in questo caso le istituzioni del governo centrale, perché da diversi anni è in atto quello che si chiama Piano Integrato 06 e tuttavia la fascia 03 ancora oggi è un po' penalizzata rispetto alla fascia 36, perché la fascia 36 dipende da pubblica istruzione e loro sono molto spediti perché la fascia 36 dipende dagli istituti comprensivi. Purtroppo la fascia 03 è un po' penalizzata. Allora l'incontro di oggi serve a certamente segnalare gli aspetti positivi di realtà come queste, che ce ne vorrebbero tante in Sicilia. In realtà, dopo aver segnalato gli aspetti positivi, chiedere anche al senatore di attenzionare quelle che sono le criticità, ma al solo fine di andare incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie e quindi dei bambini.